Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video. Oggi andremo a fare la live reaction della conferenza degli annunci di Dinit a Lucca Comics 2023. Mai come quest'anno non riesco a non avere alte aspettative perché, cioè, visto che comunque è l'unico evento di annunci che Dinit fa da un po' di anni a questa parte. Cioè, una volta Dinit magari faceva anche almeno anche tre campagne di annunci in passato, quindi comunque c'era un'altra occasione per sperare o comunque ricevere determinate cose, cosa che in questi ultimi anni, anche per come si sono volute determinate cose, chiaramente c'è meno roba da annunciare. Quindi io ho alte aspettative e temo che purtroppo, che mi aspetto una conferenza almeno da 8 e mezzo, 9. Cioè, reputo che Dinit, cioè, che da Dinit in questo periodo, cioè in questo momento sia necessaria una top conferenza. E sarà un problema perché probabilmente non lo farà. Per chi non avesse seguito, cioè non avesse visto il video di pronostico che ho fatto sul canale qualche giorno fa, vi dico veloce quello che ho detto in quel video. Allora, parto dal pronostico, poi ho anche scritto, detto in quel video cose che vorrei, perché nel pronostico, tra virgolette, devo anche aggiungere una cosa. Allora, intanto ho detto che non arriveranno annunci di film tra virgolette sconosciuti, cioè questa specifica la capirete a momenti. Recuperi un video a parte sull'iter che è stato spoilerato sia dall'articolo sponsorizzato di Dinit stesso su Facebook. Mannaggia, vi posso assicurare però che l'avrei messo in ogni caso. Per me sull'iter era tra le serie più probabili che avrebbero recuperato, visto che comunque stanno facendo recuperi, molti recuperi lato, praticamente stanno facendo solo questo, recuperi di roba Bottarola. Oltre a sull'iter penso potrebbe arrivare, cioè penso che possa arrivare il recupero di God Geass, visto che anche quello cioè, è una serie che da anni gli viene richiesta spesso e volentieri, quindi magari potrebbero dire vabbè, recuperiamo sta roba per lo streaming e magari facciamo anche i Blu-ray, visto che non l'hanno ancora fatti. E potrebbero magari anche arrivare i film che non si sono cagati di qualche anno fa. Poi, a livello di film, di titoli conosciuti, secondo me arriveranno, vabbè, arriveranno i film di Bleach e arriverà probabilmente, cioè arriverà Suzume di Shinkai. Poi, lato doppiaggi, secondo me potrebbero annunciare una tra JoJo e Black Clover, anche se qua, visto che ci hanno spoilerato, tra l'altro adesso si sanno anche le date, che il 2 novembre uscirà Dragon Ball. Cosa che non avevo chiaramente previsto e non ho messo perché, cioè, giustamente è un pronostico totalmente onesto. Mi sono affidato su quello che pensavo fino a una settimana fa. Visto, ripeto, che probabilmente, cioè, o meglio, ormai arriva Dragon Ball. Forse questo qua, una tra JoJo e Black Clover, potrebbe non accadere. Io ce per onestà intellettuale ce lo metto lo stesso perché è un mio cioè era una cosa mia che pensavo da nei mesi scorsi, quindi faccio finta che quella roba spoilerata non ci sia, cioè, più o meno. E poi penso che almeno una serie che non sia una serie corta, un nuovo doppiaggio, una serie corta arrivi e penso che possa arrivare Konosuba. Se non è Konosuba potrebbe essere tra Megalobox, potrebbe essere No Game No Life, potrebbe essere qualcos'altro. Questi sono solo alcuni dei titoli. Allora, poi, cose che vorrei recuperi in un video. Effettivamente a me God Geass comunque interessa. Mi piacerebbe che ristampassero almeno in DVD, anche perché non credo esista una versione in HD di Lovely Complex. Mi piacerebbe il Blu-ray di Planetes e una nuova edizione, cioè anche qui una ristampa, una nuova edizione di Samurai Champloo. Aspetta, ritorno un attimo alla parte pronostico, anche se cioè, nella parte pronostico effettivamente, ma anche nelle cose che vorrei, ho completamente ignorato le serie CR.
Allora, come pronostico, secondo me può arrivare solo Chainsaw Man, perché boh, la vedo difficile che la Disney attuale annunci più di un'altra serie Crunchyroll, però vabbè, magari spero di essere smentito perché mi piacerebbe avere altro. Cioè, mi piacerebbe avere più roba di Crunchyroll, cioè, neanche, cioè, a me né Jujutsu Kaisen né Chainsaw Man sono roba che vorrei comprare, sinceramente, però vabbè, chiaramente questo vale per me, altri sicuramente la vorranno comprare, quindi è giusto che comunque si faccia, però se, spero che non sia solo Chainsaw Man che venga annunciato a questo Lucca, però vedremo. Allora, avevo detto di recuperare un video. Allora, poi i doppiaggi. Konosuba, effettivamente, non vedrei l'ora di vederlo. È doppiato. Poi, vabbè, nei doppiaggi adesso mi ho messo Megalobox, No Game No Life, Bunny Girl Senpai. E in generale, ci vorrebbero un po' più di serie a target femminile, secondo me, nel panorama doppiato, perché ne sono davvero poche. E vabbè, ho messo JoJo nei nuovi doppiaggi che vorrei. Poi ho fatto anche la categoria robe, cioè doppiaggi che vorrei davvero, ma che non riesco a pretendere, ovvero Shigatsu wa Kimi no Uso, che Netflix ha portato in Italia con il nome di Bugie di Aprile, ma non l'ha doppiato, e quello sarebbe fantastico, però è impossibile che accada. Poi mi piacerebbe Detagami Galaxy e Ping Pong The Animation, e il continuo di Psycho Pass, e poi vabbè, in realtà non c'è solo questo, ma vorrei anche altro, e a me piacerebbe che venisse annunciato qualcosa anche relativo a nuove distribuzioni cinematografiche nel corso del 2024, però non avrei in mente dei titoli, perché io, se c'è una cosa che mi tengo all'oscuro, è proprio tutta sono proprio tutte le nuove uscite in Giappone relative a film del cinema. Quindi non avrei titoli, sinceramente, però mi piacerebbe vedere qualcosa, anche se forse di libro, non so se ci sia molto. E nelle cose che vorrei metto le serie di Crunchyroll anche. Mi piacerebbe avere soprattutto Dr. Stone e Darling. Non mi dispiacerebbe neanche avere Vita da Slime e L'eroe dello scudo, Shield Hero. Però le due secondo me cose che vorrei avere di più sono Dr. Stone e Darling. Detto questo, che ora sono? Vediamo un po'. 10 e 38, si vede, un po' si vede. Questa immagine effettivamente è un po' troppo bianca. Fra una ventina di minuti più o meno, il canale Twitch di Anime Click, vedremo gli annunci di Nite e ritornerò a registrare chiaramente. A dopo. Allora, è iniziato il countdown della live di Anime Click, e quindi a breve dovremo ricevere, dovrebbero iniziare gli annunci di Edit, sono le 11:04. I nuovi doppiaggi, che forse un po' ve li sareste aspettati, insomma. Comunque ho dai, il piacere di confermare che Eden's Zero, la seconda serie, e Goblin Slayer 2 verranno doppiati, anzi, a dire la verità, Eden's Zero è già completo e probabilmente andrà online su Amazon Prime Video entro la fine dell'anno. Per cui dai, siamo contenti di aver potuto continuare sicuramente Goblin Slayer, che avevamo già Vabbè, iniziato. Eden's Zero, come sapete, è la prima Goblin serie di Slayer Netflix, sicuramente mi uscita interessa. ancora di Netflix, per cui quella al momento non ci riguarda. Detto questo, devo mettermi gli occhiali. Ahimè, il tempo passa. Bene. Allora, io devo dire una cosa quest'anno che è un po' una anomalia, perché un po' se lo siamo spoilerato, nel senso che probabilmente se avete girato un po', chi ha avuto il tempo di girare un attimo per Piazza Napoleone o per Lucca, magari ha già visto qualche cosa in giro. E devo dire che quest'anno di conseguenza non c'è tanto l'effetto sorpresa, perché in qualche modo ce lo siamo giocato così, però è un'operazione talmente grande questa che sto per annunciare che era impossibile tenerla, diciamo, segreta. Ebbene,
dopo quasi più di un anno di trattative, e vi assicuro che sono state estenuanti, è stato uno dei contratti che veramente ha fatto più fatica a chiudere in termini di approvazioni, di accordi e tutto il resto. Siamo veramente felici di poter annunciare l'acquisizione di Dragonfall. E io credo che questa sia una serie piuttosto conosciuta. Dai. Tu Purtroppo da quale già si città? sapeva, quindi cioè, non posso avere una Immagino la particolare popolarità reazione. Cioè. della serie. E sto parlando della prima serie originale, e sto parlando di Dragon Ball Z. E sto parlando di 19 film realizzati negli anni 90. 19. Ma non solo. Tutto questo inizierà ad andare online da domani su Amazon Prime Video. Per cui, insomma, direi che forse ci siamo un po' giocati la sorpresa, però quantomeno in termini di organizzazione abbiamo fatto, spero, le cose fatte per bene. Ed è un po' quello che chiude un po' il parco novità, in quanto, come vi dicevo, quest'anno abbiamo preferito investire sulle grandi properties piuttosto che frammentandoci qua e là. Anche se devo annunciarne un altro, me ne stavo dimenticando, devo dire la verità, perché anch'io, oltre che alla vista, ho perso anche la memoria. E l'altra serie, allora sì, ciao, ho saltato tutto, ho saltato tutto, tutto. Sono andato direttamente a Dragon Ball, non riuscivo ad aspettare, esatto. Allora, anche qui è già online su Amazon Prime Video, qualcuno l'ha anche già notato. Soul Eater, abbiamo avuto la possibilità di rinnovare i diritti, di conseguenza Soul Eater è Vabbè. già, dicevo, online su Amazon Prime Video, e avremo anche l'opportunità di realizzarli in un video l'anno prossimo in Blu-ray e DVD. Veramente tanto, perché dai, fa Vabbè, parte se un arriverà po' ottavo della Plutone. storia, e poi è di un autore che purtroppo è scomparso, Leiji Matsumoto. E ho il piacere di annunciare la prima stagione di Star Blazer, la serie classica in questo caso, con Senka Yamato. Sì. Grazie. Ah, non è ottavo Plutone. Le modalità non le so ancora dire, perché abbiamo praticamente veramente chiuso il contratto in questi giorni, per cui non abbiamo ancora avuto tempo e modo di ragionare su come poi verrà realizzato, ma insomma, ovviamente faremo un video Blu-ray e DVD, eccetera, eccetera. E questo è quanto, non ho altro da dire. Ho finito. Cioè, mica così poco. C'è qualcuno che vuole passare? Diamogli il microfono. Cioè, ma che cazzo? Sì, ora si sente. Allora, a nome del gruppo italiano Appassionati Gundam, ma direi anche a nome di tutti gli appassionati di Gundam presenti e degli altri in televisione, le novità su Gundam, per Ti favore, perché aspettavo. abbiamo visto, un po' tutti abbiamo visto una certa immagine sulla fiancata del padiglione di Meet, sulla vostra pagina Facebook. Però hai visto che poi nel padiglione non c'è. E quindi c'è un Quindi capellino di hype in giro al giorno. purtroppo devo dirti che l'abbiamo comprato. Vabbè, bravo. Ottavo Plutone. Ma perché non ne potevo più di sentirmelo chiedere tutti gli anni. Vabbè. Ma sia Ottavo Plotone che 0080 online su Amazon Per Prime un Video, momento molto comunque presto, doppiato in peggior italiano. conferenza non potevano fare. In questo Anche perché si erano devo spoilerati realizzare tutto il prima. jig, Cioè, l'uniche italiano novità per me era un po'. Cioè, Eden scusami, Zero fammi perdere. e Goblin Perfetto, Slayer, però potevo sbagliare, l'ho non è che fatto. siano sti annunci proprio Perché ho inaspettati anche questi. supervisionato in Cioè, parte mamma l'adattamento mia, della ragazzi. serie, Vediamo dalle supervisionato domande cosa esce in fuori. alcuni gradi, eccetera. Chiedere, visto pace all'anima del defunto, dato che ci dai Star Blazer, in Germania è uscito il Blu-ray della Regina dei Mille Anni. Tu, non dico di copia Blu-ray e traducilo, ma c'è qualche speranza di vederlo prima o poi da Andiamo, noi? faccio una
faccio una piratata, prendo quello tedesco, esatto, faccio le copie in casa. Sì, esatto. Si può fare. Allora, un po' di domande dalla chat in live, chiedono di Suzume, il film di Shinkai. Diciamo che non, un video, ovviamente. Diciamo che non posso dire niente, e già ti ho detto tutto. Però no, insomma, mi sbilancio un attimo, diciamo che ne stiamo parlando. Tornando invece sulla tua serie preferita, Ottavo Plutone, ma anche sapere che sei... Ma ma basta con queste domande sulle girelle, Cristo! Guardate solo... Mamma mia, oh! Ah, no! Cioè, Crunchyroll c'ha il mondo nella sua piattaforma e nessuno gli dice ma oh, altre cose le avremo. Cioè, mamma mia! Dio boia, oh! Su Amazon le cose stanno andando bene da quanto... risulta, comunque c'è un grande successo da parte di queste serie battle del passato che voi avete riportato in streaming per la prima volta in Italia su Amazon, come Bleach, come anche Hunter x Hunter. C'è la possibilità di altri recuperi di questo tipo anche per anime che non siano battle, quindi anime che è passato un po' di tempo dalla loro uscita, però sono anche molto importanti, sono famosi ma non sono mai arrivati in Italia, che magari su una piattaforma come Amazon Prime possono andare bene. Affermo restando che questa domanda bisognerebbe farla loro, perché insomma mi sembrerebbe dovuto, sempre mio personale pensiero, credo che siano orientati più a titoli di mainstream. Ok, allora un'altra domanda sull'ottavo team, così la chiudiamo. Un 12 copie firmate col tuo sangue, visto quanto tempo. Vabbè, dai, guarda, cioè, comunque il fandom di Gundam è fantastico. Cambiando argomento, ci sono dei rumors su un nuovo live di Lady Oscar e di una nuova serie sul rifacimento sempre di... Ma cazzo, invece di chiedere alle serie CR chiedono il live action di Lady Oscar. Dio schifoso. Io personalmente non sono un grande... Ci sarebbe la possibilità di portare in Italia il Shin Ultraman? Mannaggia, porco! Ci abbiamo pensato. Mannaggia, porco! Avevamo pensato di fare la stessa cosa con Shin Ultraman. Prima hai parlato appunto del fatto che ti potrebbero interessare dei film su Gundam. è uscito il film di Gundam Seed Freedom. Potrebbe essere un film interessante, nonostante appunto sia il proseguo della storia di Sid e Destiny, e per un certo verso sarebbe necessario in quanto meno portare anche le serie TV. E poi una domanda non mundanica, chiedono, dopo Heidi avete fatto l'edizione un video nuova, sareste interessati anche a un'altra opera di Takada con del capelli, Anna dei capelli rossi nel Blu-ray? Ci avevo pensato ed era nelle mie mire. Io. Cosa che è un po' più complicata, la lecchetta di Rossi. Quanti episodi sono? La cinquantina. Ultima domandina, ti chiedono tantissimi se siete interessati all'un video di qualche altra serie di Crunchyroll. Mi piacerebbe portare, che ve la chiedono in tanti. Anche lì bisognerebbe rivolgere la domanda a loro, perché sono loro che devono, diciamo, rendere disponibile la vendita. La risposta da parte nostra è sì, ovviamente. Cancero cioè, sicuramente ha tantissime serie molto, molto interessanti, e, per cui sì, però no. Nel senso che dipende, come ti dicevo prima, da loro.